Ragazze, nuovo video spesa. Abbiamo fatto la spesa online oggi perché fuori c'è un tempo orribile. Avevamo solo oggi per fare la spesa perché Riccardo era oggi a casa, ma fuori diluvia veramente troppo, quindi abbiamo approfittato delle offerte Carrefour, abbiamo fatto una spesa online. Vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo acquistato. Riccardo si è voluto prendere queste merendine yo-yo perché dice che gli ricordano quando era bambino e quindi ha voluto prendere queste. Poi io ho preso l'olio per friggere che avevo finito, l'ho già provato, questo qui di Carrefour, olio di semi di girasole per la preparazione della maionese, ideale, insomma farò la maionese anche. Poi ho preso questi qua che sono piaciuti tantissimo anche a Federico, sono i Frosties, sono i classici cereali con sopra la patina zuccherata, quindi solitamente quando metto questi nel caffè latte non metto lo zucchero perché li rilascia lo zucchero praticamente nel latte. Poi in quest'altro sacchettino ci sono questi biscotti con gocce di cioccolato, simil gocciole ma della linea Carrefour. Poi un sacchetto di patate per tutti gli usi. Poi abbiamo preso, che era un po' che non prendevamo, le piadine. C'era questa qui in offerta, la piadina sfogliatissima, nuova ricetta, ancora più soffice e gustosa. E all'interno ce ne sono tre, 350 grammi, Doriana. No, Loriana. Questa qui. Poi, ah no, ho dimenticato una rovina nel sacchetto. Ho preso questo lievito di birra pizza bella alta per impasti alti e soffici, lievitazione naturale fuori dal forno, tre buste uguale, tre cubetti. Me l'ha consigliata una stellina di voi, non ricordo chi, perdonatemi il nome, proprio mi sfugge, però mi è stata consigliata, insomma, non trovavo più il messaggio privato che mi è stato mandato, ma mi pare fosse questa qui, quindi insomma spero che con questa mi venga la pizza perché sono sincera, non mi viene come vorrei e quindi spero che questa mi aiuti a alzare un po' la pizza perché mi viene sempre troppo sottile. Poi qua Ricky ha preso questa mega pizza che va in surgelatore, spero ci stia, prosciutto e funghi, da fare quando capita una serata in cui si è un po' di corsa o giusto così come sfizietto, ecco, ogni tanto ci vuole, e prosciutto e funghi, questa qui, e anche qua un altro sacchetto. Poi in quest'altro sacchetto qua, che pesa una tonnellata e mezza, abbiamo un po' di bottiglie. Allora, passata di pomodoro, questa qua della linea Carrefour, ce ne sono, oddio crolla tutto, ce ne sono tre mi pare. Qua c'è la terza, poi c'è la birra Desperados che Ricky si è preso. La birra normale, penso da accompagnare alla pizza, mi pare. Poi una Coca-Cola normale e due confezioni, che ho perso un succo, ma io puntualmente ogni spesa quando tiro su mi parte un succo con questa simpatica pera. E adesso non entra più ovviamente, ok. E due confezioni di succhi di frutta, solo ingredienti naturali, questi della Zueg, solo frutta italiana, aromi senza aromi e senza coloranti. L'ho preso però perché era in offerta, perché altrimenti era abbastanza caro. Poi qua ci sono altre due buste. Poi qui abbiamo due pacchi di zucchero. Voilà.
Poi non so tirarveli fuori tutti, comunque sono 5 litri di latte di Fonte Ricca, Ricca Fonte, vabbè, ci siamo capiti. Latte parzialmente scremato, già preso diverse volte, molto buono. E non sto a tirarlo fuori, no, tiriamo giù però. Poi in questa busta super annodata, che mi piacerebbe riuscire a snodare senza romperla, così la riutilizzo per le immondizie, solitamente le riutilizzo. Il bello della spesa online è che non paghi le buste, a differenza del supermercato. Allora, ho preso questo sughetto qui ai funghi porcini della Biffi, che deve essere qualcosa di spettacolare, 100% vegetale, da fare una sera con la pasta. Una ricotta Santa Lucia era in offerta a 99 centesimi perché ho ancora una pasta sfoglia e volevo fare una torta salata di spinaci. Poi ho preso questo qui dell'Osella Linea, anche questo era in offerta. Io quando capita che devo per forza fare la spesa online perché non sappiamo come, che pesci pigliare, insomma, prendo sempre roba in offerta, quindi contate che tutto quello che vedete, quasi tutto è in offerta. Questo qui che è la Valdostana, cotoletta con scamorza, qua c'è lo stratino di scamorza che si scioglierà tutto sopra, e questa qua era in offerta a 1,86 euro. Poi abbiamo, ne abbiamo prese due, sempre 1,86 euro. Poi queste milanesi di pollo, sempre per quando sono un po' di corsa, perché adesso che la bimba è piccola sono un po' più sempre tirata coi tempi. Spinacine ripiene anche di mozzarella, queste qua a Fede piacciono molto. Poi una bustina di grana padano, un galbanino, anche questo era in offerta. Il pacchetto doppio formato risparmio di sottilette Kraft. Kraft? Non c'è scritto. Sì, mi pare che queste siano le originali. Vabbè, comunque queste. Poi un piccolo burro della Tappo Rosso, centrale del latte di Torino. E anche questa busta l'abbiamo fatta fuori. Poi qua c'è un po' di schifezzine, tipo le Fonsis, due pacchettini di Fonsis. Poi c'è pomodori datterini, la frutta e la verdura l'andrò a prendere dal fruttivendolo qua vicino casa, perché tutte le volte che la devo prendere online poi puntualmente mi mandano cose che fanno cacare, e quindi andrò poi dal verduriere a far rifornimento in questi giorni. Datterini, appena smette di piovere ovviamente. Poi Ricky si è preso queste qui al barbecue, era in offerta a 99 centesimi mi pare. E poi abbiamo preso due pacchettini di Yonkers, che veramente mi ricordano quando ero ragazzina che le volevo sempre. Sono quelle ad anelli, sono buonissime, io le adoro, carino il personaggio. E ho pensato appunto anche a Fede, infatti abbiamo preso qualche pacchettino in più, perché lui quando guarda qualche film, visto che ho rimesso Infinity, mi hanno fatto una proposta che era impossibile rifiutare, a 2 euro qualcosa al mese, quindi ho fatto Infinity e ci sono un sacco di cartoni bellissimi, quindi ho pensato a qualche patatina da tenere in casa per quando uno vuole sgranocchiare una cosina guardandosi un film. Poi, ultima busta, abbiamo un altro pacchettino di Yonkers, abbiamo il pane americano, questo qua è proprio l'originale, era in offerta a 1,09 euro, altrimenti avrei preso quello classico con le fette piccole, però devo dire la verità, questi 9 centesimi li recupero tutti, perché comunque la fetta è molto più grande, quindi il peso dovrebbe essere uguale. Adesso non lo trovo, comunque sì, 550 grammi. Penso che i pacchetti piccoli siano più o meno dello stesso peso, non sono sicura, ma perché comunque qua c'è la fetta più grande, la è più piccola e c'è più pane, alla fine è uguale. Quindi ne abbiamo approfittato dell'offerta, ne abbiamo presi tre pacchettini, anche perché domani Federico andrà in gita
e quindi ha bisogno del panino. E poi, sempre in offerta, pochissimi centesimi o euro, 1 euro e qualcosetta, c'erano i Cheerios che Fede adora follemente, gli piacciono tantissimo. Ho provato a prenderli sottomarca a Eurospin e alla Lidl, ma sono troppo duri, cioè ci stai veramente una vita a farli sciogliere nel latte e quindi alla fine quando li vogliamo prendere aspettiamo l'offerta e prendiamo gli originali che sono tutta un'altra vita. Ultima ma non meno importante, la carta igienica. Sono la bellezza di 3 veli e 8 rotoli e costava pochissimo, tipo 1,80 euro, quindi conveniva parecchio. Non so se è anche profumata, mi pare di no, però insomma queste margheritone giganti sopra, quindi non so se, non penso profumi però. E poi vabbè, avevo ordinato anche lo Scottex, ma non lo vedo. Ora controllerò se c'è tutto. Ok ragazze, c'è un intruso. Ho dimenticato un pezzo, il sacchetto dei surgelati. Ciao, sono un intruso. Ciao intruso. Allora, ci sono gli spinaci primavera della Findus. Si è andata a dimenticare proprio I surgelati, che erano i primi che dovevo mettere in freezer, ma dettagli, il misto grigliato con salsa, grigliati al forno, sempre di Carrefour, invece altri erano Findus. Poi questo contorno natura, carote, broccoli e cavolfiori. I fagiolini finissimi, sempre linea Carrefour. Minestrone, la bustona, sempre Carrefour da 1 chilo. Fatto così. Ora vi ho fatto vedere tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacione e ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!